Bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, sono FabiJ. Sì, ne ho tanti di questi cappelli. Comunque ragazzi, prima è uscito un DLC di Among the Sleep, proprio recentemente, che era quel gioco horror che avevo fatto quando c'erano gli uomini primitivi. Praticamente ragazzi è una cosa tipo, ecco, prologo, perfetto. Voglio vedere, più che altro sono curioso di vedere che cos'è, perché tipo è uscito cos'è? Ah, sono, c'è, ma ovviamente nevica come la madonna, però io sono in pigiama, giusto. Perché mi sto toccando il birillo? Allora, senti bambino, ecco perfetto, no perché sto bambino, che poi è una bambina, non è un bambino, però vabbè. Ancora peggio. Come cazzo ci siamo finiti? Dimmi, qualcuno me lo spiega. Non lo so perché, cioè almeno il gioco principale aveva un senso. Mi sono perso, mi fate giocare con voi visto che sono un bel bambino. Tanto essere un bambino è bellissimo. Non mi ricordo più, ah, posso gattonare ragazzi. Ok, giorno, non si gioca. La mamma ha detto che non si gioca con queste cose brutte, perché ci si fa male. Ecco, visto, l'avevo detto io, che succede? Sono morti tutti. Che cazzo sono, cos'è? Ah, sono in una, nella mia culla? Cioè, mamma, hai lasciato per caso la finestra aperta, no? Perché porca troia. Ah, no, infatti è veramente aperta, ok. Come non detto. Sì, ma mi fate capire dove cazzo abito, in Antartide? Fatemi capire, si può uscire, eh? Ok, grazie. Cioè, mi hanno detto che sono troppo bravo a fare l'equilibrista. Poi mi hanno detto di non farlo, ma io lo faccio lo stesso perché sono trascre. Fatemi capire. Ezio mi fa una pipa, ma di quelle potenti proprio. Dove vado? Cioè, sto scalando giusto. Cioè, giustamente la maniglia è a minchia. Cioè, senti, non si può avere un ghiacciolo? Già che... So cold. Ma buongiorno, ma che cazzo ci fai? Ascoltami, sei molto coccoloso, posso farti una carezza, tipo così? Sta entrando pure lo Yeti da qua dentro. Mi spiegate perché c'è la finestra aperta? Posso uscire, visto che fuori fa così caldo? Tipo estate della Madonna. Copriti gli occhi perché sarà una cosa violenta, ok? Vabbè, ci abbiamo provato, andiamo a farci una pizza. Io ci potrei passare, dico. Come cazzo faccio a liberare sto tizio? Un carion. Sto carion c'ha un'aura potentissima. Hai visto che bravo che ti ho liberato? Me lo ridai adesso questo che è mio. Grazie, molto gentile. Ascoltami. Ma che cazzo sei, Dynamo? Dove l'ho messo? Perché c'è una motosega? Perché un bambino dovrebbe giocare? Perché? Possiamo uscire da sta cazzo di stanza? Che bravo bambino che spegne le luci anche per risparmiare energia. Permesso. No, ma è bella sta casa. Mi voglio proprio andare in giro. Scusate un attimo, ma dove è finito il gufo che c'era lì prima? Vabbè, non importa. Un estintore che è 10 volte più grosso di me, giustamente. Buongiorno a tutti, che bella casa. Sentite, sono un bambino che si è perso. Si può tipo... Ma buongiorno. Vabbè, ma qualcuno ha dimenticato di farsi la ceretta o sbaglio? Qualcuno mi spiega perché sono in una casa brutta? Ho trovato una sveglia. Beh, adesso sono invincibile. Cioè, questi quasi usciti. Buongiorno, cosa state facendo? Sporcaccioni. Capito? C'è un albero che gira per casa. Ci sono dei tizi bianchi che si ingroppano nella stanza da letto. Neanche un camino, un cazzo di termosifone, qualcosa. Niente. Mamma? Mamma? Please. Voglio l'omogenizzato e subito, non ti è che scappi. Allora facciamo così, prendo roba io dal frigo perché tu non sei capace a fare la mamma. Allora mangio io. Questo cos'è? Cibo per cani, andrà benissimo. Perché mia mamma è sparita? Ah, io ovviamente le chiudo così le finestre, giusto? No, c'è un altro papà, si è intrappolato. Ascolta zio, arrivo subito, fammi... Devo trovare un altro carion con un'aura potentissima. Minchia, che mira della madonna. Ma porca puttana. No, allora, fermi là. Come faccio a liberare quel tizio che non ce li ho più i carion? Credo, Ma come cazzo è che chiudo la finestra e si scioglie la neve subito, tipo? Che poi, ragazzi, tipo, si scioglie tutto tranne il ghiaccio del pupazzo, fantastico. Come cazzo lo libero? Con lo Scottex, giustamente con lo Scottex. Il coltello, la madonna. Avete mai visto un bambino di 2 anni girare con un coltello grosso così? Ce l'ho fatta. Sono uscita a salire sulla... Cos'è questo? Uno stereo. Ragazzi, ho trovato lo stereo con l'aura potentissima, si è sciolto il tizio. Sì, però non ti butta... Qualcuno mi spiega come fa a entrare negli oggetti? È inutile che festeggi perché c'è tutto da lavare, quindi datti una cazzo di mossa. Hai capito che devi cucinare? No, non lo so, perché magari non capisci, quindi te lo faccio capire. Fammi un fottuto panino che ci ho fatto. Niente, la gente sparisce a caso. Allora, raga, di qua c'era tipo l'albero prima, quindi non ci andrei tanto. Why are you up? Mamma, mi fai per favore una colazione? Niente, proprio non c'è verso, vaffanculo. Quindi dovrei essere vicino in qualche modo alla... Vittoria, ecco, ho trovato delle mele, fortunatamente. Una banana, adesso sono invincibile, sti cazzo. Giorno, bellissimo uomo. Vuoi perché c'è una mela, vuoi una mela? Sei andato? È la potenza della banana, ragazzi, solo quella. Sentite, io vado dove c'era prima lui, così non lo trovo più.
Però io ho una banana, una banana. Ho una banana. Non rompere il cazzo. Non rompere il cazzo. Bravo, bravo zio, perfetto. La voce di sottofondo non è che mi consola più di tanto. Io ho una banana. Ho una banana. Ragazzi. Ragazzi. Raga. C'ho una banana. Non t'azzardare. Non t'azzardare. Mica t'arriva in faccia. T'arriva in faccia. E fa male. È una banana in faccia. Ti giuro che fa male. L'hai voluto tu, bastardo. Dov'è? Dov'è? L'ho perso. Dov'è? Ma guarda che merda. Dove cazzo vai? Ti giuro che te la lancio. Te lo giuro. Vaffanculo. Lo sapevo che ti fa. Sei morto, eh. Vero che sei morto. Morto. È morto davvero. Sei stato sconfitto da potenza e la supremazia della banana, amico mio. Non puoi far niente. Raga, qualcuno c'ha voglia di spiegare dove dovrei trovare la roba in sta stanza? Prima che torni il tizio, possibilmente. Merda! Non mi ha visto, non mi ha visto, non mi ha visto, non mi ha visto. Non mi può vedere, sono sopra una sedia. Figurati se mi vede sopra una sedia. Non mi ha visto davvero. Sopra una sedia, in mezzo alla stanza, non mi si vede, cioè. Devo trovare. L'ho preso. Veloce. Minchia, che lancio della Madonna. Ok, si è chiuso una cassetta. Ho preso una cassetta. Posso metterla? Io stavo per aprire. Sì, cioè, io metto le cassette. Ma chissà che bella cassetta che sarà, ragazzi. Fantastico. No. Vabbè, però mi avete rotto i coglioni. No, raga, non è possibile. Si è liberata? Al ghiaccio ha fatto talmente schifo vedere i Teletubbies che si è liberata la bambina. Va bene così. Ma che bambina, pucci. Ti stuprerò mentre dormi. Ascoltami, inutile che mi guardi così, che ecco, perfetto, l'ho presa. Ascolta, zio. No. Non ci siamo capiti manco per il pene, non ci siamo capiti. Veloce. Chiudi. Ecco. Non mi hai trovato, mi dispiace. Mi sono chiuso, quindi adesso me lo puppi tutto. Bravo, zio, bravo. Se n'è andato, ma veramente. Ma non mi ha veramente visto che mi sono infilato qua dentro. Allora, ragazzi, sono tornato. Dove cazzo siamo? Non me ne frega niente, basta che entro. Sì, dove sono? No. Io inutile che ti spegni perché ti riaccendo anche 2000 volte. Dove stiamo andando? Perché sto andando nello scantinato, raga? Ma perché io devo scendere qui? No. Cioè, ma ovvio. Chiamiamo anche Godzilla, già che ci siamo. Che cazzo fai? Mi apri a brava, aprimi sta porta perché se no ti arrivano due schiaffi. Qualcuno mi spiega perché sono sceso qua sotto che non volevo neanche scenderci. Cos'è? Perché si è acceso il camino? Qualcosa mi dice che sto camino non è proprio il massimo. Ok, come non detto, via. Cosa, perché il camino sta tentando di mangiarmi vivo? Merda, sì, vabbè. La luce! Ragazzi, se per caso il camino di casa tenta di mangiarvi vivi, accendete la luce perché. No, succede sta cosa. Ma tanto che. Vaffanculo! No. Ok, ce l'ho fatta. Stavolta ce l'ho fatta. Ascoltami. Cos'è? È l'alternativa all'omino bianco questo. Posso buttarlo fuori? No. Ah, sì, posso. Poverino, mi dispiace, però non mi stava simpatico. Ho chiuso la finestra. Ma guarda che bravo bambino che chiude le finestre. Puoi non stuprarmi, per favore, che devo passare. No, vero? No, è stato buono stavolta, perfetto. Ok, ho trovato l'altro pupazzo. Non ho capito bene che cos'è, ma non importa. Fatemi accendere sta roba. Visto che bravo che ti ho liberato. No, sei uscito da solo, perfetto. Posso prenderti? No, perché mi manchi alla collezione. Ne ho 4, quanti ne devo prendere? Giusto per capire. Non ho capito quanti ne dovrei prendere, ma vabbè, ne ho 4 e mi bastano. T'ammazzo. T'arriva un ceffone di quelli che non hai idea. Dai, veloce. Ce l'ho fatta. Cos'è? Ah, minchia, per un attimo mi sembrava un uomo impiccato sul soffitto, però vabbè. Giorno, sono Favige. Ascoltate, devo soltanto. Non si può aprire, perfetto. Mi manca, credo, un pupazzo, perché sennò minchia. Che è? Non mi faccio domande. E la Sofì. Qualcuno mi spiega cosa devo chiudere. Che? Ragazzi! No. Chiudi tutto, ma anche il tuo buco del. Ecco. Ma ripensandoci torno anche indietro. Raga, le porte semichiuse non mi. Perché le porte semi. Perché? Perché devo aprire sta. Tanto lo so già che. Non c'è nessuno! Non c'è nessuno e mi chiudo anche dentro perché sono un cattivo ragazzo. Bene così, perfetto, grazie mille. Ma che cazzo di stanze? Ma perché c'ho queste stanze strane in casa? Cos'è? Raga, un pupazzo, ho trovato un altro pupazzo ancora. Come faccio a raggiungerlo? Ce la posso fare, raga. Chi è che ha aperto la porta? Non mi piace sta situazione di merda. Allora, io non so chi ha aperto. Mio Dio, ma perché devo fare queste scalate assurde per trovare dei cazzo di pupazzi? Come ci siete finiti lì? Non spiegate. Ok, ci siamo, perfetto. Allora, ascolta zio, ti prendo. Lo so che c'hai freddo, se ti togli la finestra.
Ma sono cazzi tuoi, non mi venire a tartassare i maroni a me. Io gliel'ho detto, cioè, avete sentito tutti. Mi fate capire. Ah, cos'è? Cioè, delle voci che provengono da qua dentro? Perché ci sono... Cos'è? Cosa sta succedendo? Perché? Io ho un coltello. Ho un piatto. Non ho un cazzo. Che si materializzano lì? È la mia mamma che sta traslocando. Ma questa qua praticamente è una storia. Cioè praticamente i genitori di sto bambino hanno litigato. Bambina, scusatemi. Hanno litigato e praticamente lui vede, cioè la bambina vede delle, vede quello che succede. Cosa succede? Ah, mi ha sbarrato completamente la strada, fantastico. Grazie mamma. Io vado avanti di qua e anche se mi metti la roba davanti, cioè me ne sbatti con gli... Ma perché? Cioè, madonna, quante cazzo di roba c'avevi in casa? Mio Dio. Di qua, ecco, la giacca. No, è la giacca è mia. Ma posso mai uscire io in pigiama? E sei anche un po' stronza, Ragazzi, io esco prima che qualche albero brutto mi stupri. C'ho un po' freddo, ma sono dettagli. Sono uscito, ragazzi, però non ho capito dove sto andando. Sono ovviamente in mezzo alla neve in pigiama. Perfetto. Mo' finisce come tutto è iniziato? Cioè, tipo, cos'è? Era il pupazzo! T'ho trovato, calmo amico. Hai visto che papà ti ha trovato? Adesso abbracciami, bravo così. T'ho trovato. Che cazzo? Cosa tocchi? Molla la mano, non mi hai fatto neanche l'omogenizzato. Non cagarmi di striscio. Non toccarmi. Perché sei sporca di vino sulla maglietta? Che cazzo guardi? Non puoi farmi basta, no, io t'ammazzo di bot. Oh, madonna, il mio papà. No, non può finire così. Perché mi hai liberato? Ma stavo... Vaffanculo. No, non ve lo permetto. No, adesso mi fate ritornare indietro subito. Me ne sbatto se c'è mia madre. Non me ne frega niente. Io non dormo più, raga. Passerò le notti a piangere. Sono convinto. È stato bellissimo, tranne il fatto che non sono riuscito a salvare il mio pupazzo preferito. Quindi, vaffanculo. Spero che il DLC vi sia piaciuto. A me è piaciuto un casino. Vabbè, che Monday Sleep era già bello di suo. Comunque, ragazzi, se il video vi è piaciuto, lasciate un commento, mi piace. Anche la pagina di Facebook, come in ogni video, trovate nella descrizione. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi. Ci rivediamo nel prossimo video. Ecco, questo è il karma perché non ho preso il pupazzo di prima. Convinto proprio. Se non siete iscritti, iscrivetevi. Ci vediamo nel prossimo video. Bella, ragazzi.